Il Festival di Fede e Cultura è un grande momento di aggregazione dei cattolici che stanno oggi soffrendo e che sono perplessi. Stanno avvenendo delle cose nella Chiesa che per la loro radicalità, per la loro, diciamo, anche forza eversiva, perché credo che sia evidente a tutti che dietro o sotto non possono esserci solo forze umane. Scende, lo accompagnano piano piano dove c'è la tomba, gli introducono il ritrovamento dicendogli: Santo Padre, è stata trovata la tomba di Cristo. Ah, ma allora è esistito davvero? Allora, buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari e quindi oggi parliamo di un argomento importantissimo. È il 25 novembre e parliamo di violenza contro le donne. E tiriamo giù due dati, così almeno non parliamo a vanvera. Quanto è esattamente la violenza contro le donne? Grosso modo, in un anno sono 130 i cosiddetti femminicidi. Sono circa 400 gli assassini di individui di sesso maschile. Il capo dell'assemblea che dovrà occuparsi in Vaticano dello scandalo omosessualità e pedofilia nella Chiesa, che sta travolgendo la Chiesa americana, è il cardinal Kupic, cioè il cardinale che è stato nominato su richiesta del cardinal McCarrick, cioè il cardinale molestatore. Che cosa significa, che cosa produca, che cosa faccia e come ci renda belli vivere secondo una logica che non è quella del mondo. Io credo che questi momenti di aggregazione siano davvero fondamentali. Abbiamo bisogno almeno di un momento all'anno in cui testimoniamo la nostra fede, sentiamo la fede dei nostri amici che sono in prima linea e che hanno pagato un caro prezzo per la difesa della loro fede e continuano a portare avanti questa grande battaglia che ci varrà in paradiso un tesoro grandioso.